Mani è sempre stata, almeno a partire da certi anni, una delle principali risorse, che era il 5 per 1000. Quindi che è uno strumento che dal punto di vista delle persone non costa niente, perché è una scelta che io faccio e quindi lo Stato, da quel punto di vista, eroga il 5 per 1000 di quella persona che ha donato. Purtroppo la fotografia che vedete è una fotografia molto, come dire, complicata. Spesso ci sentiamo dire che, essendo un'associazione di volontariato, tutto quello che facciamo è gratuito, e anche, ahimè, qualche nostro assessore ce l'ha ricordato: ma come? Vi fate pagare e poi volete le sale? Battuta, la dico in questo modo: noi non ci facciamo pagare, ma se non riusciamo a pagare i servizi, noi non li garantiamo. Se vado avanti, mi dicevo. Per cui tutto quello che facciamo è gratuito. L'attività del volontario. Grazie. L'attività del volontario, del suo tempo, del suo impegno è gratuita, ma garantire i servizi, a partire dal nostro servizio per eccellenza, Filo d'Argento, ci vogliono risorse, perché soltanto per mettere, come dire, una macchina in strada, indipendentemente che sia di quelle incomodato d'uso piuttosto che quella del volontario, in ogni caso la benzina e il gasolio bisogna metterlo. Le risorse del nostro, le risorse che a noi arrivano sono molteplici: dal tesseramento, dal 5 per 1000, dai progetti che aiutano. Grazie. Dalle donazioni, dai contributi da strutture, in questo caso per noi i contributi di solidarietà sono quelli che arrivano dalla CGIL, dallo SPI, dalle categorie. Quindi dicevo, il panorama delle entrate è variegato e per molti aspetti incerto. Il 5 per 1000 purtroppo è in caduta libera, sicuramente concorrono tanti fattori, non ultima il precompilato, diciamo la semplificazione, che se una parte è sicuramente un fatto positivo per cui permette al cittadino di poter essere lui soggetto attivo, diciamo, della sua dichiarazione, ahimè per le associazioni come la nostra ha comportato un crollo drammatico delle entrate. Perché le persone chiaramente, facendo una scelta diversa, in più, dico legittimamente, giustamente, il fatto che anche all'interno dei CAF si è ristretto, diciamo, la possibilità di fare in maniera più o meno strumentale pubblicità, ora la dico in generale per tutte le associazioni, quindi non tanto per il CAF nostro, ma in generale, quindi è chiaro che da questo punto di vista dobbiamo immaginare una campagna differente. L'Ausa regionale, l'abbiamo accennato quest'anno perché è partito un po' in sordina e in ritardo, ha fatto un accordo con il CAF che, come ho già detto, dopo questo, diciamo, questa giornata, noi siamo già d'accordo con il responsabile del nostro CAF territoriale di organizzare un momento di formazione con i volontari, mi auguro almeno uno di ogni ala, in modo tale da leggere bene qual è l'accordo e che cosa noi possiamo mettere in atto per andare in quella direzione. A Como, tanto per capirci, così la dico in questo modo, quello lì era le dichiarazioni dei redditi 2017, 553 scelte fatte al CAF CGL, quest'anno quelle del 2018 sono 443, quindi sono crollate ulteriormente. Per cui noi abbiamo sicuramente bisogno di intervenire su questo versante. Certo, immaginare che il nostro autofinanziamento possa diventare e garantirci l'equilibrio economico senza immaginare donazioni o contributi da strutture, sarebbe velleitario pensarlo oggi. E quindi io da questo punto di vista ritengo che dobbiamo attrezzarci per realizzare percorsi differenti, quindi sicuramente riavviare tutta una riflessione sul 5 per 1000, a partire dai nostri soci. Noi quest'anno, come avete visto prima, abbiamo circa 2860 soci, certo, la scelta è libera, ma per quello che mi risulta, non tanto solo sui soci, ma in generale, sono aumentate le non scelte, cioè le persone vanno al CAF e non scelgono. Non è che l'operatore del CAF ti può dire cosa devi fare, mi va benissimo, vuol dire che ci dobbiamo attrezzare noi affinché quelle persone che vanno al CAF possano dire: guarda, io 5 per 1000 lo dono all'Ausa. E quindi su questo versante i primi soggetti siamo noi, dobbiamo partire prima dai nostri soci, perché non possiamo pretendere che gli altri ci aiutino se non siamo noi quelli che in qualche modo determiniamo il primo cambiamento. E in questo senso, dicevo, fermo restando che dobbiamo ampliare le convenzioni con i comuni, ma anche qua
non può essere la convenzione legata al fatto che io ti pago e tu mi dai un servizio, perché abbiamo sempre detto che per noi, se in quel territorio si sviluppa una rete di volontari, allora ha senso garantire. Se dobbiamo sopperire soltanto alla mancanza di un servizio, certo, in alcuni casi lo facciamo, ma alla lunga questo comunque non produce lo sviluppo di quel volontariato, in quell'area diventa complicata. Quindi dicevo, dobbiamo continuare sui progetti, ma come ho detto prima, i progetti non producono grandi risorse, aiutano, ma non è che portano a casa risultati. E in questo senso, anche se la 11, scusate, abbiamo invertito, però vedi che le prove sono servite, ho quasi finito, dai. Che è successo? Fine della tua sessione. Sono uscito dalla... siamo stanchi, Stefano, hai ragione, tutti quanti. Oh, vai. Dicevo, dobbiamo immaginare le iniziative, dobbiamo essere noi i primi soggetti e attori, come dire, di questa promozione, di questo impegno per raccogliere le risorse. Certo, a chi ci ha sempre aiutato chiederemo ancora di aiutarci. Io mi auguro che domani quell'aiuto possa essere legato invece a progetti di sviluppo e di miglioramento, perché nel frattempo noi siamo riusciti a garantirci un livello di risorse che mantenga un equilibrio. E in questo quadro noi abbiamo fatto almeno una cosa, abbiamo deciso, certo, dopo una discussione con i presidenti nel direttivo, che a partire dal prossimo anno il comprensorio, come c'è scritto lì, la tessera potrà essere riconosciuta fino a un massimo di 18 euro. L'auspicio è che venga fatto in tutti i territori, perché le risorse che in qualche modo abbiamo ragionato vanno a sopperire a un pezzo di quello che purtroppo a me il 5 per 1000 non ci dà. Certo, faremo la campagna, ma tornare non dico ai livelli del 2014, del 2015, sicuramente sarà complicato riuscire a garantire risorse adeguate perché la nostra struttura possa continuare a garantire servizi a tutte le aree dal punto di vista del coordinamento amministrativo e quant'altro, diventa più complicato. E quindi abbiamo immaginato che l'aumento della tessera, che sicuramente per qualche nostro socio non è un fatto così secondario, perché anche passare da 15 a 18 euro per qualcuno può essere un problema, lo dico in questo modo, noi dobbiamo lavorare affinché si realizzi al meglio quel risultato, perché attraverso quel risultato noi riusciamo a fare in modo che le altre risorse rimangano nelle ALA, in modo tale che le ALA possano continuare a sviluppare meglio i servizi. E come abbiamo sempre detto, nel momento in cui si producono i risultati, quello che rimane nel provinciale insieme lo gestiremo, perché non lo gestisce il provinciale, questa è la cosa. L'idea di intervenire in questo modo era per non andare a intaccare, come si dice, i risparmi di famiglia, perché una volta che iniziamo a intaccare i risparmi di famiglia, ahimè, siamo in difficoltà anche a garantire alcune, diciamo, attività primarie. In moltissimi casi ancora oggi noi dobbiamo, come sapete, sopperire in alcune aree a contribuire a ripianare piccoli bilanci, perché purtroppo le attività che pure sono importanti ma che non producono risultati addirittura non riescono neanche a coprire i costi. Quindi dicevo, per noi non è stato semplice ragionare in questo modo, perché chiedere 3 euro di aumento sulla tessera a delle persone che, come ho detto prima, in molti casi è legato al bisogno, sicuramente non è una cosa. Però io credo, in altri territori, ma non ho bisogno di dire, che sicuramente per quello che facciamo, credo che i 18 euro, ora non ci devono pagare niente, siano un contributo per un'associazione, da questo punto di vista, credo abbastanza, come dire, non dico normale, perché ribadisco, ogni soldo è importante, ma sicuramente utile per migliorare la nostra attività. Per finire,